Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Gotham Knight. Siamo tornati al secondo episodio. Pazzesca tra le mani. E se solo fosse ancora vivo, gli chiederei che cavolo aveva in mente. Robin, sto parlando io, stai zitto. Siamo tornati e non so, non mi ricordo più cosa dovevo fare. Qui cosa possiamo fare? Qua c'è qualcosa che possiamo fare. Quindi selezione del personaggio. Vuoi cambiare il tuo personaggio attivo all'interno del campanile? Quindi possiamo sostituirli. Attualmente siamo lui. Possiamo andare a mettere. Sarei curioso di provare Cappuccio Rosso, sinceramente. Conferma. A volte mi sveglio nel cuore della notte e aspetto che Bruce mi chiami in aiuto. Ma poi ricordo. Credevo fosse qualcuno di voi a chiamare. Ero in ansia. Vecchie abitudini. Tu e Bruce l'avrete fatto ogni notte quando credevo di essere solo. Non è vero? Non posso essere come lui. Ma non posso nemmeno tornare indietro. Mi ha mostrato una via e io la seguirò. E io sarò qui ad aiutare. Gotham si trova in buone mani. Andare là. Ok, anche lui c'ha il rampino. Ma penso che ce l'abbiano tutti il rampino. Quindi però sono poliziotti? No, non sono poliziotti. Dozier e Arbor. Segnalata attività sospetta, si consiglia massima cautela. Io dovrei fare così. Individuare chi è che ha. Portiamo via la grana. Ci sono. Abbiamo compagnia. Sono il butta fuori. Ultimo avviso. Prendetevi! È forte, restiamo fuori portata. Fuori dai piedi, ce l'ho nel mirino. Ci stanno rompendo il culo. Ce l'ho nel mirino. Mangia. Ma scherza con Gotham e ti pensi. Si sta mettendo male per me. Imbarazzante. Ti basta? Ok. Abbiamo fermato semplicemente la rapina al furgone blindato. Quindi non c'entrava niente con quello che dobbiamo fare noi, però qui ci sono dei cattivi. Ok. Allora. Incendiario. Lottatore. Lottatore, flick. Quasi, dannazione! Ora ti sparto fuori, Cappuccio Rosso!
difesa. Fai stupidaggine. Ora giochiamo da soli. Però non me l'ha preso, mi ha fatto l'esecuzione finale, basta, senza prenderlo. Fuori Kirk Langstrom. Ne sai qualcosa? Non avevamo motivo di ammazzarlo, tantomeno di inchiodarlo al muro. Si pagava bene per partecipare ai suoi studi medici, ma... non dirlo alla boss o mi farà la pelle. È stato facile. Oh! Ok. Devi un favore, ricordo. Mi piace troppo saltare fuori dalla moto così. Basta giocare! Eliminiamolo! Annanna! Fatemi uscire, non devo più far uscire niente io. Ok. Ehi, c'è ancora qualcuno? Sfide. Ok, ci manca solo di interrogare i Frick. Qua ci saranno sicuramente ancora i cosi, però. O no? Che cosa c'è? Fazione mala. Fazione Frick. Ok, andiamo. Ok, allora. Abbiamo vari punti di ingresso se evitiamo di incastrarci. Sconfiggi tutti i nemici. Ho sbagliato, ho chiamato la moto invece di... Ok, ok. Non sa cosa affronterà là dentro, sir, ma sia prudente. Però coniglio, opa. Però sono forti questi. Hanno un livello alto.
Questi sembrano i freak, però. Anche senza forse. No, sono i freak. Cioè, l'avevo letto prima nella mappa. Sono un coglione. Dobbiamo ricordarci sempre di tenerne uno per ultimo. Stiamo prendendo. Non era nei piani. È l'ora del barbecue. Aia. E adesso questa qua. Ok, possiamo interrogare. No, non possiamo interrogare niente. Ah! Non possiamo interrogare niente perché non tutti possono essere interrogati. Speriamo di trovare qualche informazione qua. Pensano ancora di avere chance. Ah, sto tornando. Perché vorrei un attimo. Allora, se io faccio così dovrebbe darmi lo stile. Ora ci si diverte. Dannazione! Da quando gli eroi scappano? Sotto. Che palle però. Ah, ok, dobbiamo rimanere qua per... Maglia. Ora ti pensi delle tue scelte, eh? Bello. Perfetto. Mi ci voleva. Ok, quindi sfide, l'abbiamo fatta la sfida quella lì o no? Non l'abbiamo fatta. Si deve incastrare. Pensi che potrei arrivare al campionato?
Voglio solo andare a casa. Lei. Ok, la tipa è... No, la tipa, lui, il tipo. Ma guarda, un eroina. No, dove? Potresti anche lasciarmi. Oh, finalmente interroghiamo uno dei freak. Qualcuno ha ucciso Kirk Langstrom. Chi è stato? Non sapevo neanche che quell'idiota fosse morto. Ci ha pagato per iniettarci della roba, ma magari è stata solo una rapina, no? Campanile, niente sull'omicidio di Langstrom. Beh, sappiamo dove è Talia. Forse conviene parlarle nel frattempo. Adesso ti invio le coordinate. Ricevuto, grazie. Ok. Quindi ora dobbiamo andare da Talia. La tipa che abbiamo incontrato nel coso. All'obitorio. Campanile, sono vicina a Talia. Per come ne parlava Batman, mi guarderei le spalle. Niente paura, ho... Tutto sotto controllo. Eccola qua. Talia, pensavo che tu e la tua Lega aveste già fatto tutti i bagagli. Non sono io a essere al comando. Sono stata espulsa. Sbaglio o sei la figlia del loro capo? Bruciarne il cadavere dovrebbe averti garantito di conseguenza il comando. Mio padre voleva che Bruce succedesse alla guida della Lega, nonostante il suo rifiuto. Dopo quell'infausto duello, la Lega concorda solo sul portare avanti la missione di Ra's. Non ha alcun senso. Perché Ra's ha ucciso Bruce se lo voleva come successore? Concordo. È stato irrazionale. Gli ho detto che Batman sarebbe stata la sua rovina. Ma l'esposizione ripetuta al pozzo di Lazzaro distrugge la mente del soggetto. Il suo vero io è destinato a essere dissolto. Perché premurarsi di ucciderlo allora? Non era certo una minaccia per te. Per quale motivo l'hai fatto? È più una scelta logica. Una fine indolore per lui e un nuovo inizio per la Lega. E per me. Ora mi vogliono morta. Immagino che i tuoi giorni a Gotham siano davvero arrivati alla fine. Ho altre questioni da sbrigare. Il funerale era elegante. Credo che a Bruce sarebbe piaciuto. Non tirare in ballo, Bruce. Qui siamo solo io e te, e ora rispondi alla mia domanda. No, ma te ne faccio una io. Che ci facevi all'obitorio, apprendista di Batman? So che non stavi seguendo me. Diciamo che c'è un'indagine in corso. Errore. In corso. Quindi è iniziata da Bruce? Non era lei all'obitorio. Ti auguro buona fortuna. Ne avrai bisogno. Perché quando la Lega si rimetterà in piedi, Gotham verrà presa di mira. Ok. Campanile. Questo non mi è piaciuto Talia molto sembra questo. Avere una sua missione. Abbiamo sentito, però non hai parlato di Langstrom. Non volevo darle informazioni che non avesse già. Bella pensata. Dobbiamo capire a che gioco sta giocando. Questo non mi è piaciuto perché Talia ha chiesto a noi il perché eravamo all'obitorio. Sembra una cosa seria. Che succede? Abbiamo ricevuto un messaggio da Harley Quinn a dir poco interessante.
Quando c'è di mezzo Harley sono sempre problemi. Arrivo. Ma non eravamo noi, non era lei Batgirl che era la... all'obitorio. Era Nightwing, quindi... queste cose mi stanno sulle scatole quando... quando ti danno la possibilità di utilizzare più personaggi, ma poi... non... le cose non sono fatte a dovere. Harley ha contattato Batman usando un piccione viaggiatore e una chiavetta USB. Ci è arrivato così questo video. Barbara, aiuto? È possibile che sia reale. Bruce non me ne ha mai parlato. Quando Bruce collaborava con i criminali non amava parlarcene. Tu non c'entri, Tim. Ma è folle escludere che Harley si sia inventata tutto. Beh, guardiamolo. E lo sapremo. È proprio il peggiore, Robin. Come voce. Quanto tempo, Batman? Ehi là! È strano, perché gira una voce che tu sia morto. Oddio. Beh, ho quello che volevi. Spero non c'entri con la tua morte. Vieni a trovarmi a Blackgate. Aspetta. Harley Quinn non ha lasciato Gotham quando il suo ex... mi ha ucciso. Dicevi questo? Pare abbia lavorato per il governo. E il righi dritto. Più o meno. Lei ha qualcosa. Allora andiamo a trovarla. Adesso. Ok, signori. Allora siamo con Robin stavolta. Ora tocca a lui. E andiamo a trovare Harley Quinn. Penitenziario di Blackgate. Parecchi brutti ceffi. Sia dentro che fuori le celle. Dobbiamo entrare anche qua senza farci... Curiosità, sapevi che Blackgate è stata costruita su un forte di epoca coloniale? L'ho letto, hai trovato qualcosa di interessante? Ho studiato le planimetrie e ho trovato qualche stranezza. Forse c'è un ingresso sul lato ovest. Grazie, campanile. Vado. Non serviva l'ingresso laterale. Beh, ma Batman è Batman. Nel frattempo comunque voi, vabbè, non l'avete visto perché ho saltato tutto. Cioè, ho saltato tutto, ho stoppato la registrazione, mi sono messo a picchiare parecchia gente. È passato un bel po' di tempo da quando ho registrato la prima parte di questo video che state vedendo. Ho livellato parecchio. Allora. Campanile, questo pettirosso è entrato in gabbia. Non so se mi spiego. Cerco Harley Quinn. La X sulla mappa corrisponde al blocco 3, dietro il Nexus di smistamento. Ma le guardie hanno ritirato le pattuglie da quel braccio. Dei detenuti senza controllo non sono mai una buona idea. Starò attento. Che è successo? Un altro fuggitivo. È inciampato. Sì, c'è.
Abbiamo tentativi d'evasione ogni giorno. Non mi pagano abbastanza per questo. Vale per tutti noi. Lo sbattiamo in isolamento e mandiamo il dottore a dargli una controllata. Odio quel tizio. Sai che questo tentativo di fuga gli costerà almeno 2 anni extra? Già, ora lo odio ancora di più. Chiaramente sono tutti ostili. Meglio controllare. Ah, li posso attirare. Non lo sapevo. Va bene, sono là. In ascolto. Questa città va a rotoli. Vabbè, lasciamoli là. Sai che è già morto, sì? Già, ma non ho ancora finito. Oh, guarda, un pulcino bagnato. Chiamolo a te. Abbiamo tu. Ehi, ma era Harry? Ah, come solito sono impadroniti del carcere. Tanto per cambiare. Palloncini e una rivolta? Sono sulla strada giusta? Va bene, schiodiamo! Perfetto. Harley sa come accogliere gli ospiti. Molto bello il combattimento, davvero, davvero bello. Mi piace un casino picchiarli. Oh, eccola qua. Uccellino. Ho sentito parlare di te. L'ultimo ragazzo meraviglia. Visto uno, visti tutti. Grazie. Anch'io ho sentito di te. Che brutta voce. Non trovavi il tempo di venirmi a trovare? Batman ti ha dato un incarico. Che ti ha chiesto? Aspetta un momento. Quindi Batman è morto? Davvero? Beh, ok. Mi ha chiesto di profilare dei criminali in virtù del fatto che sono una grande psichiatra. Ho letto i tuoi lavori.
Peccato che tu sia una criminale. Ehi! Non sono una criminale. Sono solo incompresa. Sì. Quindi, che cosa stavi facendo per Batman? Tutto quanto è in questo libro. Ma ecco, mi manca il piatto forte. Ho bisogno che indaghi su questa scheda. Così sarà perfetto. Da uno schedario? Dov'è l'altra metà? Sarà giù nei registri. Ok. Ciao. Ok. I registri sono nel seminterrato. Ma dai, guarda, non avevo dubbi. Così quella è la famigerata Harley Quinn. Beh, speciale. Ehi, Sbirro! Lasciatemi! Ehi, ora sì! Hai cercato la... Bellissimo. Non mi piace aspettare! Vabbè, scusami, aspetta un attimo, Harley. Esci dal blocco 3. Oh oh, brutto segno. Vado. Occhio, i bastardi. Personale non autorizzato. Non ti muovere, Robin. Basta fuggire. Bello. Cioè, c'è una soddisfazione nel lottare che è qualcosa di fantastico. Oserei quasi dire anche aver visto un ascensore meglio in Nexus. È facile dei che giochi seminterrato. Dei giochi di Batman. Quindi i vari Arkham. Porca miseria. Sembra... Stasera si mette bene. Sembra l'infermiera... Forza, andiamo! Sembra l'infermiera di... Fuga da Reuma Park, guarda. Scende. Cosa sarà? Ah, non mi hanno visto. Robin, consiglio. Perfetto. Ma è troppo bello davvero. Raggiungi il seminterrato. Ma l'ho già raggiunto il seminterrato. Solito bug. Ah no, devo andare di qua. Sono sbagliato io, scusate. Bella sta mossa. Ma
questo qui. Ah, la roba verde che raccolgo non è la vita. Pensavo fosse. Fosse della, un po' di vita, vabbè. Allora, adesso dobbiamo andare su però. Ero convinto fosse vita, però vedevo che non saliva, dicevo, beh, perché sono mica buggato. Le guardie sono impegnate e ho sentito che Batman non è più in azione. Le possibilità sono infinite. Quasi quasi. Dai. Pensavo si potesse spegnere la luce a fare sta roba. Aia. Porco cane. Qui avevo trovato la cura, mi sa. Vabbè, ma niente. Ah no, ok, devo andarti qua. Ho l'impressione che Harley sappia già che troverò qua giù. Che cos'è che vuole che io veda? Ehi, ma questo è un vero e proprio schedario. Forte! Esaminiamo. È da controllare anche questo? Interessante. Trova ed esamina gli oggetti segnati. Come bonus, tanto che siamo qua. Ormai ho esaurito la pazienza. Vabbè, Harley, aspetta un attimo, dai. Qui devono esserci le informazioni che vuole Harley. Perfetto. Ho quello che mi serviva, direi. Chissà che cosa vuole farsene Harley. Fregarsi. Spero che si ricolleghi a quello che cercava Batman. Probabilmente fregarti. Che secondo me, una volta che ha saputo che Batman è morto, ha detto adesso questi li frego perché non sono svegli come lui. Secondo me, poi non lo so. Aspetta, c'è qualcos'altro anche qua. 3. Eccolo. Il quarto, perfetto. Ora possiamo andare, felici, contenti. Perché Harley cerca quel documento? Chissà che intenzioni ha Harley, ma deve avere un buon motivo. Ma per me mi frega, però speriamo di no, per una volta. È ora che ci prendiamo. Bene, la situazione è peggiorata in mia assenza. È Robin! Oh, porca miseria, di nuovo questa. Aia. Aia. Minchia, oh, cosa fa male questo? Sono stunnato. Oh, ma non riesco a scappare. Vaffanculo, amore. Qui la situazione mi stava sfuggendo un po' di mano, eh. Degli altri.
Sei in prigione. Dove altro potresti andare? Ripeto, per me ci frega. Scommettiamo che ci chiude la porta qua adesso e non ci fa salire. No, ok. Mi aspettavo che ci chiudesse laggiù. Rieccoti. Qui dovrebbero digitalizzarsi. Palloncino. Senti, lo so che sei Harley Quinn, ma potevi anche darmelo in mano. Tutte le guardie vadano al blocco rosso. Mi raccomando. Mi è piaciuta questa Harley Quinn, no, però porca miseria. Non mi lascerete passare tranquillo, eh? Sì! Bello! Speriamo di non farci ammazzare, dai, corri! Mamma mia! Segui, sconfiggi le guardie detenute. Madonna, ma tutti? Ah beh no, proprio questi qua dentro, non quelli esterni là fuori. No, ma qua moriamo. È bellissimo! Con sta musica poi è fantastico! Stupendo. Ma è davvero, ma è bellissimo questo gioco.
Oh oh. Quanto cavolo è bello. Che spasso. Cioè non me l'aspettavo proprio. Si è data da fare. Da dove diavolo cominciamo? Sta ancora pensando a Blackgate, signorino Tim? Avremmo dovuto capire che Harley avrebbe provato qualcosa. Ora è in giro a fare Harley. Non ha lasciato altri messaggi né mappe. Ha qualche indizio su dove possa essere scappata? Non ancora, ma ha già lavorato con i Freak. Forse sanno qualcosa. Sarebbe un buon punto di inizio. Wow. Harley ha profilato alcuni prigionieri estremamente antisociali. Allora, sta succedendo qualcosa a Blackgate. Contiamo sulla direttrice ed è fatta. No, questi registri sono vecchi di secoli. Lei è nuova. Non è coinvolta. Come mi è sfuggito? Ah, già. Lo stupido sistema di Harley non ha senso. Barbara. Ehi, Barbara, cos'hai capito? Sono tutti usciti in appello. Ecco che cosa cercava Harley. In ogni caso hanno ucciso tutti i testimoni chiave. Ecco. Sono stati tutti inchiodati con i coltelli, proprio come Langstrom. Bruce lo sapeva. Oh? Forse ho trovato qualcosa. Oswald Cobblepot, il pinguino. È come tutti gli altri qui. Ma ha scontato tutta la sua sentenza ogni volta che è stato arrestato. Qualcuno l'avrà voluto punire. Forse avrà voglia di parlare. Gestisce l'Iceberg Lounge. Dice che riga dritto. Scommetto che in quel bar non girano solo liquori. Batman non mi ci ha portato. Se volevi un documento finto, ti bastava chiedere, Tim. Oswald è pericoloso. E non dimentichiamo che c'è sempre Harley. Dobbiamo stare attenti. Rilassati, Dick. Ce la faremo. Ok, raggiungi l'Iceberg Lounge. Ma che cosa c'è? Valla a trovare. Che cosa? Lui l'ha fatto quando sei... Visita la sua tomba. Mentre tu? Io non sto fissando... Lo sai? A volte sei un idiota, Grayson. Ragazzi, dai, no, è troppo bello sto gioco. Troppo bello. Dai, come si fa a dire che è brutto? Non si può. Non si può. Chi dice che fa schifo sto gioco qui non capisce un cazzo, diciamo così. Per carità, magari non è il più bel gioco del mondo, ma porca miseria.
Ho intercettato una chiamata urgente dai laboratori Stark. Bel costume. Sembra qualcosa di diverso dai soliti disordini notturni. Conducono esperimenti piuttosto pericolosi là dentro, eh? Vado a vedere. Batman sceglierebbe un'entrata meno ovvia. Parecchio che non vedo. Fa un pisolino. Mamma mia. Spero che Batman si faccia vivo. Qui è una noia mortale. Parla per te. Io non ci tengo a prendere calci in faccia. Sì, uomo. Mi mancano i bei tempi, c'è razione, adesso è una noia. Sono rimasti in due. No, sì, in due. Tua nonna in carriole, quelli là sopra. Dai, andate tutti e due, porca. Devo rilassare. No. Vabbè. Vai a vedere se vuoi, io sto qui. Ora di dormire. Tutto ok, mi pare. Ehi! Prenditi una pausa. Sono incazzati anche gli altri, sì. Aspetta che ti trovi, ti assicuro che non credi lo saperai. Cerca di scattarmi. Adesso penserei mica che mi fermo. Perfetto. Adesso ci siamo. Ed è chiusa. E come una sera sfondiamo. Quella porta è su misura, legno di sabbia. Ripararla non sarà affatto facile. Ho alcune domande. Rispondi e io me ne vado. Sorridi. Un video virale di te che aggredisci un cittadino riabilitato è l'ultima cosa che ti serve. Riabilitato. Ci crederò quando lo vedrò. Strano che tu sia rimasto dentro, però. Al contrario dei tuoi amici. Qualcuno ha fatto i compiti. Chi regala i cartoncini esci di prigione? Se vuoi entrare nella tana del Bianconiglio, sappi che non tornerai più indietro. Dimmi quello che voglio sapere. Te lo dico chiaro e tondo. Senza Batman non vale il mio tempo. Sparisci. Dai, te ne vai così. Io gli avrei stampato la faccia sul con scrivania, vabbè. Dove cacchio vado? Ah, di là. Bello comunque, bello bello. Continuo a dire che è molto bello. Insomma, continuerò a dirlo all'infinito magari. La lista nera.
Campanile, il nostro caro Cobblepot non era in vena di chiacchiere. Non ci dirà assolutamente nulla. D'accordo, torni al campanile, ci riorganizziamo. Perfetto. Mi piace, ci vediamo lì. E mentre che io torno al campanile e ci riorganizziamo, io ragazzi vi saluto. E vi invito a lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per supportare questa serie. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.